Ce la farò a non fare più shopping da Zara? Non credo. Ciao a tutti, bentornati. Torno oggi con l'ennesimo video haul fatto da Zara. So benissimo che questa tipologia di video vi piace tanto, soprattutto gli haul di Zara vi piacciono tanto e riscuotono parecchio successo. D'altro canto, però, è un problema per me perché sono in seria difficoltà, non riesco a fermarmi perché sto facendo tantissimo shopping da Zara. Sono 3-4 mesi da quando è iniziato il Covid e la quarantena che non faccio altro che fare shopping, soprattutto da Zara. Vabbè, sapete comunque, mi seguite, quindi sapete, Zara, Sephora, Look Fantastic. Zara, Sephora, Look Fantastic. Sono sempre loro, bene o male. Non so di chi sia la colpa, se è del Covid, del periodo, del fatto che magari avendo speso meno soldi altrove li sto spendendo e li spendo tutti nello shopping, ma è un grande problema perché mi devo fermare. In ogni caso, passando al pacco, che è la cosa che ci interessa di più, andiamo a vedere quello che ho preso. Ho preso anche qui, io poi faccio uno shopping, prendo 4-5 capi, poi dopo 2 settimane prendo altri 4-5 capi, potrei farne un unico video, così magari vi faccio vedere tutto quanto insieme, ma in realtà poi ho voglia di mostrarveli, ho voglia di tirarli fuori dal cartone per indossarli, io ve li mostro praticamente col cartellino e quindi vado così, però insomma così me ne libero volta per volta, insomma. Andiamo per ordine. Come prima cosa che mi capita sott'occhio è questa maglia, questa canottina in realtà, che è questo particolare di questi fiocchettini molto carini. Io ho preso una S, in realtà veste molto grande perché ha il giro manica molto largo e anche larga come larghezza, se vedete, è praticamente larga così, è abbastanza larga considerando la mia vita. Quindi veste molto molto oversize, infatti cade anche abbastanza scollata. Non so se fa raccorciare leggermente le maniche, cioè la parte della bretella, perché cade abbastanza, quindi non so se andando a mettere magari un reggiseno un po' più pieno si alza la canottina oppure mi conviene più accorciare un po' le bretelle, non lo so, devo capire, perché è molto deliziosa, mi piace moltissimo il particolare di questi fiocchettini, non mi va di fare il reso perché la sfrutterei anche al mare, è molto carina. È deliziosissima, vi dico il prezzo, 12,95, tra l'altro anche molto poco, quindi bella. Secondo capo che vi mostro è una camicia ed è questa qui. In realtà questa camicia ha fatto spesse volte il giro tra carrello, wishlist, wishlist, carrello, tutte le volte, perché in realtà l'avevo inserita all'interno del carrello nell'ultimo ordine che ho fatto, quello in cui ho acquistato cose molto, molto più basic, molto da tutti i giorni, e l'avevo inserita, poi alla fine ho detto vabbè, non la prendo perché non so neanche io perché nella mia testa l'ho considerata una cosa un po' più particolare. Certo, la stampa è abbastanza particolare, non proprio da tutti i giorni, però magari anche in ufficio si può mettere benissimo. Ed è questo maxi camicione, quasi vestito, è una camicia di una lunghezza abbastanza lunga, mi arriva sotto le cosce, insomma, camicione che va messa, può andare benissimo sia con dei leggings, con uno shortino, con una gonna. Trovo che sia bellissima, a parte la stampa, bellissima. Maniche lunghe, molto estiva, la trovo veramente bella. L'ho pagata questa qui 29,95, ho preso l'XS, come vedete penso vada abbastanza bene come taglia perché veste anche abbastanza grande, la spalla è praticamente la mia spalla e mi piace tantissimo questa, sono molto contenta di averla presa perché trovo che sia davvero molto particolare. Altro capo che vi mostro è un abito, in realtà non appena ho visto quest'abito mi sono praticamente innamorata, è troppo bello. L'ho inserito immediatamente nel carrello perché insomma non volevo assolutamente farmelo sfuggire perché immaginavo andasse subito sold out, soprattutto nella mia taglia. Sto parlando di questo abito qui con queste stampe di Bambi. Anche questo è della collezione di Disney, è stupendo. Ha tra l'altro dei particolari che mi piacciono da morire, ha le spalline. Ah, il girocollo un po' anche particolare, questo tessuto morbidissimo, la gonna anche molto bella perché la parte della gonna è tipo plissettata ed è bellissima, cade abbastanza dritto, non è molto ampio. Le maniche sono anche molto belle perché ha questo polsino molto lungo, molto largo, che a me piace, quindi cade abbastanza lungo con questa manica che poi cade un po' morbida e mi piace un sacco. Il tessuto è bellissimo perché sembra tipo un jersey, ma un jersey fatto molto bene perché è molto morbidissimo. Che dirvi?
Bellissimo, ha anche il particolare, avevo visto il particolare, ecco, dei bottoncini al lato, qui ad esempio ha due o tre bottoncini. Se vi piace questo genere, se vi piacciono gli abiti lunghi, è meraviglioso, io poi amo gli abiti lunghi. Il prezzo tra l'altro è sparito dal cartellino, quindi non so dirvi con esattezza quanto l'ho pagato, credo 59, 56, non ricordo, comunque potete comunque trovarlo sul sito. Di questo sono strafelice, non vedo l'ora di indossarlo, mi sembra anche molto leggero, molto estivo, anche per una serata estiva, non caldissima, lo trovo davvero bellissimo. Vi mostro adesso l'ultimo capo, come vi avevo detto, pochi capi, tanti ordini, scherzo ovviamente, non prendete esempio da me perché sono un pessimo esempio, mia madre è disperata. Ho acquistato questa gonna, carinissima, innanzitutto io adoro le gonne, d'estate poi le sfrutto tantissimo, queste gonne lunghe, leggere, fresche, mi piacciono tantissimo. In più costava davvero pochissimo, l'ho pagata tipo 15 euro, in realtà qui anche non c'è il prezzo non c'è, in realtà c'è il prezzo pieno, 39,95, ma io l'ho presa in offerta molto meno. Ho preso una XS, in realtà se l'avessi provata in negozio probabilmente avrei preso una S perché mi va giustissima. Sarà che in questo periodo sono un attimino un po' più gonfia e quindi mi va abbastanza precisa e giusta, forse avrei dovuto prendere una S, però non la voglio cambiare perché sicuramente io tendo poi a sgonfiarmi e quindi l'XS è la mia taglia. Mi piace tanto perché oltre che il colore, non ho un colore, non utilizzo molto il marrone come colore, però mi piaceva molto la fantasia qua bianco marrone. Mi piace anche il dettaglio della gonna, della cintura in paglia, dei bottoncini anche lungo tutta la gonna, quindi trovo che sia molto carina, è molto leggera, poi sotto si allarga e insomma si apre un po', quindi è molto bella, ecco, anche questa, di questa sono molto contenta. Questi capi li trovo, sono molto soddisfatta, ecco, di questo ordine che ho fatto. Spero di tornare il più tardi possibile con il prossimo ordine fatto da Zara, me lo auguro per me, per il mio portafogli. In ogni caso io spero di avervi tenuto compagnia, vi mando un bacio grande e ci vediamo presto, ciao!